Il settimanale Sky rivela grandi e piccoli nomi dello spettacolo che sarebbero pronti ad entrare nella casa più spiata d'Italia. Manca circa un mese all'inizio del Grande Fratello VIP 3, programma di Canale 5 che nelle sue prime due edizioni ha raccolto davanti allo schermo tantissimi telespettatori, arrivando anche a battere le edizioni del GFN VIP. Come ogni reality, molti sono i papabili nomi di chi potrebbe entrare nella casa più spiata d'Italia, ma oggi attraverso il settimanale Sky, abbiamo la notizia dei primi 8 nomi. Concorrenti del Grande Fratello VIP 3. Il primo nome che era quasi certo, ma oggi arriva la conferma ufficiale, è Francesco Monte, classe 1990, ex tronista di Uomini e Donne, modello e che nell'ultimo anno è stato al centro del ciclone Cana Gate diffuso all'Isola dei Famosi. Monte infatti stava contrattando già per due programmi, tale e quale show e il GF VIP, pare abbia deciso di scegliere il programma Mediaset. La seconda concorrente è Barbara De Rossi, attrice e conduttrice televisiva italiana, nota per la conduzione del Terzo Indizio, la conduttrice romana è più che pronta ad entrare dalla porta rossa. Il terzo concorrente a far parte del cast del GF VIP è Ivan Cattaneo, nato nel 1953, è un artista, cantautore e pittore italiano. Altro nome certo è quello di Enrico Silvestrin, classe 1972. Silvestrin è attore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano. Il conduttore radiofonico in passato era al timone di Radio DJ, attualmente invece dal 2014 intrattiene il pubblico di Radio Radio. Ad entrare nella casa vi è anche un duo, ovvero le Donatella, che parteciperanno come unico concorrente. Il duo è composto da Giulia Provvedi e Silvia Provvedi, da poco uscita dalla relazione con Fabrizio Corona. Sono sorelle gemelle, conosciute appunto per il nome Le Donatelle, parteciparono in passato all'Isola dei Famosi, concludendo l'edizione come vincitrici. Il sesto concorrente confermato è Fabio Basile, 23 anni di Rivoli e è un judoka italiano, campione olimpico nella categoria 66 kg a Rio de Janeiro 2016. Un altro nome confermato è quello di Miriana Trevisan, classe 1972, showgirl italiana, divenuta famosa grazie al programma Non è la Rai e Striscia la Notizia. Ultimo nome confermato è quello di Giulia Salemi, nata a Piacenza nel 1993, una showgirl divenuta famosa grazie a Miss Italia e a Pechino Express. Ilary Blasi pronta a pagare di tasca sua un nome. Dichiarato persino da lei ad un settimanale, sarei disposta a pagarlo di tasca mia per averlo nel cast, la conduttrice romana vorrebbe a tutti i costi nel cast l'attore, sceneggiatore, comico e conduttore televisivo italiano Diego Abatantuono. L'attore di Milano accetterà la supplica da parte di Ilary Blasi? Staremo a vedere.